gente sciorina e sciorine, e benvenuti in una nuova puntata. Oggi ho deciso di fare il video in piedi. Questa cosa mi manda in disibili o sto in brodo di giuggiole, perché sono stato sempre abituato a girarlo seduto. E questa cosa mi snervava tantissimo, perché dopo un po' mi scocciavo. Cioè, stare 30 minuti, anche perché in un video 10 minuti per me significa 30 minuti di montaggio, stare sempre seduto inizia a fare male le gambe. A una certa età in qualche maniera devo rimediare. Quindi ho deciso, stamattina mi sono svegliato, giro l'ultimo video del 2015. Quindi sì, sarà l'ultimo video del 2015, ma state tranquille, state sereni, perché sin dal primo del 2016 tornerò di nuovo attivo. Anche perché tra un po' finirò di lavorare, quindi mi prenderò lo stacco delle feste e finalmente mi riposerò tantissimo, perché ultimamente sto stressato all'intera simile. Ma bando alle ciance, come possiamo concludere il 2015 con il botto? Con una bella e bellissima puntata delle mie pessime figure di merda! Che poi, parlando di figure di merda, ma come cavolo oggi i capelli? Preciso che però la puntata di oggi avrà qualcosa a tema natalizio, quindi è successo sempre nel periodo del Natale, che, come voi ben sapete, è uno dei periodi dell'anno che mi sta più sui maroni. Le tre storie di oggi sono Dietro al cespuglio, Natale ecologico e Love is in the Air. Dovete sapere una cosa, che io ogni volta che finisco di lavorare sono abbastanza rincoglionito, ancora di più rispetto a quello che sono già adesso. Sono proprio rimbambito all'inverosimile, anche perché 8 ore davanti a un PC mi manda il cervello in tilt. Quelle volte che era successo che 2 minuti prima di scendere ero andato in bagno, però non mi ero abbottonato il pantalone, cioè ho abbottonato solo un bottone per la fretta, perché non so che cosa dovevo fare. E quindi scendo, vado un passeggiatino, arrivo attraverso la strada e mi accorgo che il pantalone stava quasi cadendo, cioè ero quasi rimasto in mutande per strada. Allora mi avvio verso un piccolo parchetto che si trova proprio vicino al mio ufficio, proprio di fronte. C'era questo cespuglione enorme. Dietro a questo cespuglio c'è sempre una banca. Una banca che è sempre chiusa. Qualsiasi ora del giorno e della notte tu vai lì e cerchi di prelevare, è chiusa. E il bancomat ovviamente non funziona. Vabbè, sono lì, ma mi metto dietro al cespuglio. Tanto la banca è chiusa, non la guardo nemmeno. Mi sistemo, stiamo la mutanda, la canottiera, mi faccio un solitario. Mettiamo tanta luce, finalmente possiamo andare. E mi volto. Nel momento in cui mi volto, mi accorgo che tutta la banca e tutte le persone all'interno, quindi i clienti, stavano lì che mi stavano guardando. Cioè, perché sono fissi completamente tutta la scena di io che mi smaronavo tranquillamente, mi sfrullavo eccetera eccetera e mi sistemavo. E allora tipo c'era una signora che mi guardava così. Io mi ho fatto tipo bordeaux, prendo tutto, tipo metto il cappuccio e inizio a correre. Quindi consiglio per le prossime volte, se magari vi capita una cosa del genere, fatelo ma non dinanzi a una banca, magari a qualche altro negozio, così almeno evitate che poi dovete cambiare banca per andare a prelevare, perché sì, io comunque usavo quella banca per prelevare ogni volta, quindi ora devo fare tipo il giro di tutta la città per trovare una filiale dove andare a prelevare. La seconda storia tratta ancora più natalizi. Vi ricordate il trash Christmas tag? Bene, io gli ho parlato di come sono abbastanza propenso a riciclare i regali, soprattutto quei regali che non c'entrano nulla con la mia persona, quindi profumi, scrausi, barba che io non uso, perché io comunque la barba non la faccio tantissimo, se la faccio la spoltisco, e diciamo che amo riciclarli. Tutto questo nasce da un regalo riciclato. Mi stava avvicinando il Natale e prima avevamo l'usanza con altri vecchi amici di scambiarci i regali di Natale. Quindi una volta a turno io lo facevo a XX, lo faceva Y, Y lo faceva a me. Quindi queste cose tipo random. Vabbè, mi è capitato di fare il regalo a un mio amico. Io lo impacchetto con le solite volantini dei supermercati. Ci diamo l'appuntamento con tutti i nostri amici e ci presentiamo. La signora inizia a scambiare i regali. Oddio, è quello che volevo! Quando tocca a me. Sto tizio Pinco Pallo, porto il regalo a Pinco Pallo e faccio: tieni, buon Natale! Scarta. Oh, madonna, ma è bellissimo! Ci sente tipo una voce fuori campo che dice: oddio, ma è quello che gli ho fatto l'anno scorso a Natale! E io tipo...
No, 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 è impossibile. No, sì, è quello che hai comprato lì. C'è stato tipo un momento imbarazzo terribile. Infatti io cosa avevo fatto in maniera ingenua? Avevo riciclato il regalo che l'anno prima un altro mio amico mi aveva fatto. E io l'ho fatto a quest'altro tizio. Non ho avuto nemmeno la forbizia di riciclarlo a una persona che magari non conosceva. Quindi ho regalato un regalo che io ho ricevuto da un ragazzo dello stesso gruppo. Ovviamente vi lascio indovinare che quello è stato l'ultimo Natale che ho passato con queste persone. Quindi a te ho fatto un regalo riciclato, te lo chiedo di nuovo, scusami, ti avrei dato qualcos'altro, non quello. E infine c'è questa storia d'amore che è più tragica di Romeo e Giulietta. Ovviamente non poteva che capitare al sottoscritto. Tantissimo tempo fa, quando ancora esistevano i dinosauri, il Tyrannosaurus Rex, che non so nemmeno se l'ho pronunciato bene, io avevo una fidanzatina. Sì, purtroppo. Ed è stata l'unica fidanzatina che ho avuto. Ero talmente tanto flashato che era il primo Natale che passavo con una persona, quindi lo dovevo rendere in maniera perfetta, esorbitante. E io spesi tantissimi soldi per un regalo. E ovviamente si parla di quando hai 15-16 anni. Sì, perché non ho precisato l'età, avevo 15, no, forse 14-15 anni. E fare un regalo tipo di 10 euro era tipo fare per me un action figure di 8 miliardi di euro. E vabbè, ho fatto questo regalo, perfetto, tutto puccioso, e mi mando un messaggio con questa tizia, che io tuttora odio, preciso. E mando, dico, ci vediamo lì, ci vediamo a Piazza Italia, così ti porto il regalo. Oddio, che bello, sì, così tutto contento, dai, che ti devo dare un bel regalo anche io. Io arrivo lì, tutto contento, sto sorriso da cavallo coniglio, 360 denti, hanno 360 denti. Ma vabbè, vado lì e dico, questo è il tuo regalo, sempre la solita maniera, questo pizzo me lo devo togliere, tipo, questo è il tuo regalo. Arrivo lì, gli do il regalo, questa l'apro, ovviamente il regalo se l'aveva si scelto, perché le persone dicono, voglio questo, ma non amano tanto la sorpresa. Si prende il regalo e fa, comunque, cioè io volevo dirti una cosa, ma io ti vedo più come un amico. Io, era la vigilia di Natale, ti vedo come un amico, e perché questa cosa, cioè, prende il regalo e se ne scappa. Sì, ho fatto questa faccia. Voi immaginate un 15 anni in pieno amore, con la sua prima fidanzatina, prima e ultima, voglio sempre precisare, cioè in pratica, che ha fatto la stronza? Si è preso il regalo di Natale e mi ha mollato. Ma dov'è la figura di merda? La figura di merda è stata che io ho iniziato a piangere, a dirotto, in pieno centro, nel periodo natalizio, che tutti guardavano. Che avevo la recitazione di Paris Hilton della Maschera di Cera. E cioè cerco di inseguirla. E sta stronza, perché è stata una stronza, tipo mi cacciava, tipo, vai via, vai via! Cioè mi cacciava come se fossi un depravato, come se fossi un maniore. E se ci ripenso tuttora mi risale l'odio. Cioè io questa persona ora la prenderei a schiaffi. Ma oltre perché c'è, cioè, tipo, ma mi ha distrutto, oltre che mi ha segnato una vita. Ma poi tipo essere rilasciato il 24 di Natale, che poi tra l'altro non ho ricevuto nemmeno il Natale, il regalo di Natale, non ho ricevuto il Natale. Ma anche il regalo di Natale è stata una cosa terribile. Penso che questa figura di merda mai nessuno l'ha ricevuta, mai nessuno ci si merita una cosa del genere. Quindi tu che stai per lasciare il tuo fidanzato o la tua fidanzata, fallo o prima o dopo le feste. Magari fallo dopo, così almeno te busca anche il regalo, vede il regalo e vivi in pace. Sì, so che forse magari non possono essere tanto ma tanto divertenti, perché ogni volta queste figure non possono essere troppo, tipo, però ammetto che io quando le faccio mi vengono ancora i brividi. Questo è tipo il segnale che questa è realmente una pessima figura. E che dirvi, questo come ho già detto all'inizio sarà l'ultimo video del 2015. Mi raccomando, divertitevi, mangiate, io me ne andrò un po' in vacanza, mi riposo e mi rilasso un po'. Volevo ringraziare a tutti per il sostegno e per il supporto che mi avete dato. Siamo arrivati a un bel numeretto, un numeretto stava sempre crescendo, siamo diventati più scirini e scirini, più gente pazza che si unisce insieme e fa cose bellissime.
Quindi grazie di cuore, buon anno, buon Happy New Year, Merry Christmas a tutti quanti, sono contenta per farci la sfilata. Quindi per ora è tutto, per quest'anno abbiamo finito in bellezza. Ashura vi ringrazia e ci vediamo al prossimo anno. Ciao!